Alice, siamo la regia e l'aiuto regia di un documentario che si chiama Armonia e che verrà presentato al Torino Film Festival nella sezione Torino Factory. È un documentario che abbiamo scritto insieme ed è un documentario che racconta la storia di Laura Righi, che è un personaggio molto importante all'interno della battaglia per i diritti delle persone omosessuali, transessuali, bisessuali e via dicendo. E in particolare lei è un esponente della T, che è la lettera della sigla che spesso viene trascurata, diciamo così, e noi abbiamo voluto ritagliare uno spazio di visibilità proprio a questa lettera e per una volta non ci siamo concentrati sul percorso di transizione che una persona transessuale deve per forza di cose vivere, ma abbiamo raccontato l'aspetto più universale che condividiamo tutti indipendentemente dalla nostra identità di genere, dal nostro orientamento sessuale, che è l'amore. Quindi il protagonista di questo documentario è l'amore che Laura ha provato per Beppe, che è suo marito, che lei è riuscita a sposare, nonostante tutte le controversie e le difficoltà che chiaramente la sua identità, soprattutto in quel periodo, Laura è nata nel 1942, quindi parliamo di una donna già grande, e nonostante le difficoltà che ha avuto per farlo, è riuscita a coronare il suo sogno e soprattutto è riuscita a, negli anni 60, a effettuare l'operazione di riassegnazione del sesso, quando in Italia era ancora un reato. Lei si è operata nel 62 e a differenza di tante altre persone transessuali l'operazione è avvenuta a Milano in Italia, quindi lei a tutti gli effetti è andata incontro a un reato, consapevole dello stesso facendo, ma ne è uscita vincitrice insieme al medico che l'ha operata, perché ha creato poi un precedente tramite il processo che ha subito, tramite il quale poi si è arrivati alla legge che consente attualmente alle persone transessuali di riappropriarsi della propria identità. Quindi un personaggio decisamente grande, difficile da descrivere, per noi è stata una sfida molto, molto grande ed è il motivo per cui abbiamo unito le nostre forze, l'abbiamo scritto insieme, proprio perché nell'ottica di 15-20 minuti di cortometraggio che erano richiesti dal progetto, descrivere una storia così grande era complesso e quindi noi abbiamo dovuto fare una vera e propria selezione, una scelta di contenuti e in virtù del discorso iniziale che ho fatto, quindi sulla visibilità spesso limitata nei confronti delle persone transessuali, abbiamo optato per tutta la parentesi romantica di Laura, che a nostro avviso è la parte forse più di ispirazione, più bella a cui dedicarsi. Sì, anche perché 20 minuti non bastavano altrimenti per raccontare anche tutta la sua, il suo percorso, era impossibile. Quindi ci siamo... Per forza di cose. Per forza di cose. sì, avremmo voluto chiaramente raccontare molto di più, abbiamo molto di più, perché chiaramente Laura è una persona che ha tantissimo da raccontare e quindi abbiamo forse 10 ore di girato, lei ci ha raccontato tutto, quindi noi volendo potremmo fare altri 10 documentari, tant'è che a un certo punto ci siamo proprio ritrovati davanti all'eventualità di scegliere una storia nonostante ne avessimo tante altre, perché Laura ha vissuto tante vite effettivamente. Basta pensare al fatto che ha 76 anni e da 54 è donna a tutti gli effetti, lo era anche prima chiaramente, però da 54 anni lei vive in questa condizione di transessuale operata, che non è assolutamente tipica della sua generazione. Moltissime donne transessuali non hanno mai avuto questa possibilità, altre non hanno mai desiderato farlo, hanno vissuto la loro identità nonostante non siano operate. Lei l'ha fatto, quindi è una storia molto grande, molto complessa, però noi serenamente abbiamo scelto di raccontare il suo matrimonio con Beppe, che è significativo per la sua storia di vita sicuramente. Sì, noi abbiamo già lavorato in precedenza, nel senso che questo progetto nasce come progetto vincitore di un bando di Piemonte Movie in collaborazione con la Torino Film Commission, che lo scorso anno appunto ha richiesto a delle troupe emergenti, comunque di persone under 30, di proporre dei lavori di massimo 3 minuti come biglietto da visita, tramite il quale poi sarebbero state selezionate 8 troupe che avrebbero partecipato al Torino Film Festival con un progetto più lungo, quindi di 20 minuti. Noi già in quell'occasione abbiamo unito le forze e abbiamo presentato un progetto di 3 minuti che però raccontava un'altra storia
e anche in quel contesto la nostra troupe era già formata in questo modo, nel senso che noi collaboriamo con Elvira, che è un'associazione culturale, è un collettivo di 3 ragazze, videomaker tendenzialmente, ma che si occupano di documentario e comunque di tematica sociale, che nel nostro caso hanno realizzato insieme a noi il documentario occupandosi della fotografia e delle riprese, e una di loro 3, Morena Terranova, ha anche montato il nostro documentario insieme a Riccardo Calisti, che è l'altro montatore. Anche nell'occasione del bando avevamo questi ruoli, quindi io e Letizia abbiamo scritto, abbiamo diretto in un certo senso, le 3 ragazze hanno girato e curato la fotografia, Riccardo e Morena hanno montato il cortometraggio. Quindi ormai è un gruppo abbastanza assodato che sta lavorando in questo senso già ormai da un anno, perché risale a dicembre dell'anno scorso il bando di Piemonte Movie. In occasione del documentario di Laura chiaramente il lavoro era molto più grande, quindi abbiamo fatto degli step diversi, abbiamo anche rodato dei ruoli che magari prima erano più fluidi, nel senso che ognuno di noi interveniva in parti che non erano propriamente di competenza, perché chiaramente un progetto così piccolo alla fine ognuno mette un po' il proprio. Nell'ottica di 20 minuti abbiamo dovuto essere un po' più precisi in questo, e direi che questa formazione si sta rivelando vincente al momento. Il nostro obiettivo chiaramente è continuare a lavorare, non so se con la storia di Laura, perché le energie quando sono molto concentrate, il bando ci chiedeva comunque di realizzare 20 minuti nel giro di 3 mesi, che peraltro erano i mesi estivi, è stato molto difficile, è stato molto faticoso. Quindi in un certo senso poi un progetto, quando ci metti tante energie, si svuota da solo, ma non perché non ci viene abbastanza, ma perché la vedo un po' come un'esperienza già vissuta e in un certo senso già ricca di suo. Potrebbe succedere in realtà che magari in un futuro utilizzeremo quel materiale per continuare a parlare di Laura. Quello che è certo e quello che spero è che la lavoreremo ancora insieme, magari cercando sempre altre collaborazioni. In questo caso il nostro documentario è prodotto da Wannabe, che è un'altra associazione culturale che si occupa sempre di cultura. Ci piacerebbe incontrare altra gente che voglia produrre, realizzare, ideare. È un po' nel nostro stile, nel senso che siamo in una fase di esplorazione, di produzione continua, quindi per rispondere alla domanda lavorerete ancora insieme? Credo di sì e lo spero. Sul progetto di Laura non so darti una risposta certa, ma comunque è sicuramente una persona che continueremo a frequentare e che ormai è entrata nella nostra vita come una persona di famiglia, le vogliamo bene perché ci ha veramente concesso tantissimo della sua storia, quindi non è una persona che perderemo, senza dubbio. Sicuro. Anche perché non ce lo perdonerebbe mai. Mai, no. Sì, tutta la parentesi sulla personalità di Laura, che è abbastanza dirompente e forte. Il nostro tutor è Enrico Bisi, che è un documentarista, un regista, che io penso Daniele Gaglianone, che è il direttore artistico del progetto, ha scelto per noi. Sicuramente per una serie di motivi di cui alcuni magari ci sono un po' oscuri perché non sappiamo esattamente retroscena, ma quello che è certo è che è una persona che sa lavorare molto bene con le persone giovani, nel senso che lui è stato molto bravo a non prevaricare mai, ed è una cosa a cui noi abbiamo veramente fatto caso e che gli riconosciamo, perché ci ha saputo guidare anche in dei momenti in cui, come gli dicevo, era difficile avere la percezione di dove stessimo andando, perché davanti ad una storia così grande e a tutto quel girato, riuscire a scrivere, perché a tutti gli effetti noi abbiamo scritto una piccola storia che avesse una sua coerenza, nonostante ne avessimo altre 100 che gravitavano attorno a quella storia, è stato complesso, quindi in alcuni momenti abbiamo perso un po' la bussola. E abbiamo sempre avuto un posto in cui poter ripararci da questa sorta di insicurezza che magari prevaricava, e quindi Enrico era quel posto, nel senso che lui ci ospitava nel suo studio. Insieme abbiamo visto sempre in più sessioni il girato, le nostre idee, i nostri piccoli rough cut, e il suo ruolo è stato proprio quello di darci una direzione, quindi di dirci questa cosa non funziona, questa cosa è interessante, approfonditela, date più spazio a questo piuttosto che a quell'altro. Quindi secondo me ha rispettato in pieno il ruolo di tutor, nel senso che non ha fatto una supervisione registica imponendo il suo stile da regista, perché quello può essere una tentazione quando sei una persona che già lavora a certi livelli e che ha a che fare con delle persone emergenti, può venirti la tentazione di dire no, ok, prendo io il comando, invece lui non l'ha mai fatto, e secondo me era questo il senso di un tutoraggio, quindi è stato un rapporto ottimo.
sia con lui che con Max Viale, che è un suo socio, loro hanno insieme lo studio, che nel nostro caso ha curato tutta la parte di sound design, di mixaggio audio. Lui è un musicista incredibile, molto bravo, fa questo mestiere da tantissimi anni e ci ha aiutato nel mixaggio audio di una componente essenziale del documentario, che è quella musicale, che è stata curata da Francesco Amelio, che è un compositore, anche lui fa il sound designer. E per noi è stato vitale, perché il nostro cortometraggio si chiama Armonia e non è un caso che si chiami così, nel senso che ci piaceva proprio giocare su questa similitudine, più che similitudine, su questa assonanza, sempre per usare termini musicali, tra l'armonia che è necessaria all'interno di una melodia, perché nel momento in cui svanisce l'armonia avviene una stonatura in una composizione musicale, e anche nei rapporti umani, nel momento in cui non c'è più l'armonia, il rapporto in un certo senso smette di esistere o comunque inizia a stonare. Quindi la musica era essenziale per noi, e il fatto che Francesco Amelio, in collaborazione con due ragazze che fanno canto lirico, Emma Bruno e Maria Carmen Antelmi, hanno curato la parte musicale, e che l'esperienza di Max Viale ha saputo confezionare il tutto e renderla secondo noi perfetta, è stata una combinazione davvero vincente. Quindi siamo molto felici per tutti i vari tutoraggi che abbiamo avuto. Sì, no, ne stavamo giusto parlando prima, che abbiamo la sensazione in questi giorni, ma ovviamente ci siamo buttati dentro il festival, una media di 8-12 ore al giorno di cinema, sì, non riesco più a stendere le gambe, cioè completamente. E quindi no, è un momento sicuramente culturalmente interessante, e a livello creativo è uno stimolo incredibile, perché ci sono, soprattutto per artisti, giovani artisti in formazione, vedere anche lavori sia di artisti giovani sia di artisti già con più esperienza, è davvero un cocktail di creatività, per me sì, fondamentale. E ci dicevamo che avevamo questa sensazione, se ci sono altri impegni come questo o altri da svolgere, hai questo senso di colpa per non essere al cinema a guardare i film, quindi... Sì. È una bella settimana. Sì, è un'opportunità, senza dubbio. Vedere ciò che circola nel mondo, perché è un festival internazionale, quindi puoi vedere film filippini, danesi, italiani, e questa è una grandissima occasione. E noi la stiamo sfruttando, direi, con grande rispetto, perché come dice Letizia, ci chiudiamo in sala alle 9 di mattina, usciamo a mezzanotte, quindi lo viviamo in questo senso.